È scritto a parlare il senatore Giuliani per sette minuti. Grazie presidente, buongiorno. Siamo giunti all'atto conclusivo dell'attività svolta dal Parlamento per l'anno 2020. Un 2020 caratterizzato dalla pandemia relativa al coronavirus-COVID-19. Ci apprestiamo a votare una legge di bilancio per l'anno 2021. Con la totale assenza di democrazia. I senatori non potranno portare modifiche attraverso gli emendamenti a causa della questione di fiducia che verrà posta e votata favorevolmente dalla maggioranza della sinistra stellata. Dissento dalle parole di una collega in quinta Commissione bilancio del Senato, la quale ha affermato che la democrazia è stata rispettata in quanto gli emendamenti dei senatori sono stati inviati ai colleghi di partito della Camera dei Deputati, i quali hanno potuto presentarli a loro nome. Ma quindi allora andiamo a discutere il fatto che il Parlamento italiano sia una bicamerale, perché a questo punto se è questo il modo di operare, semplicemente noi possiamo fare le valigie e come rappresentanti politici non eletti segnalarlo ai colleghi deputati che possono presentare gli emendamenti. Non serve più il Senato allora, non serve. È così? La stessa proseguito che prevale sul senso di responsabilità per evitare l'esercizio prov provvisorio. Io aggiungo che è pur vero che necessariamente per evitare l'esercizio provvisorio... Il tutto va votato entro il 31 dicembre 2020. Ma che non si venga a parlare di responsabilità. L'esercizio della democrazia è stato negato a una parte del Parlamento, a noi senatori. La verità è che il governo è partito con forte ritardo, anzi enorme, a causa delle beghe di maggioranza e della volontà di dare la priorità a smontare i decreti sicurezza quelli voluti fortemente dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini perché la priorità è colpire lui, colpire la Lega, colpire gli italiani. Partorendo un decreto clandestini volto a incrementare il flusso di stranieri verso la nostra Italia per foraggiare la mangiatoia delle cooperative impegnate con l'accoglienza. Ma che democrazia? D'altra parte Cosa ci si poteva aspettare? I presupposti c'erano tutti. Dov'è il ministro Lamorgese? Assente quando qui è stato discusso il votato al DL disposizioni urgenti in materia di migrazione e sicurezza. Voi della maggioranza l'avete inghiottita la democrazia per dare la priorità all'immigrazione. Anche il presidente Pesco poco fa in commissione. Ha detto a tutti noi, commissari della Quinta, che avrebbe sollecitato, pungolato il governo affinché con una prossima questione, con la prossima legge di bilancio, fossero calcolati adeguatamente i tempi per una discussione che è sempre stata fatta a livello di bicamerale con una terza lettura eventualmente. E. Eh, la ministra Lamorgese, che quindi ha voluto fortemente, mettendo in difficoltà al governo, la revisione dei decreti sicurezza, ricordo che in occasione dello dell'esparonamento della motovedetta della Guardia di Finanza, eh, fatta dalla nave ONG Sea-Watch, mettendo in pericolo militari, servitori dello Stato e italiani. Episodio increscioso che ha visto coinvolto appunto la capitana, ma la ministra successivamente cosa ha ben pensato di fare? Accogliere al viminale la ONG Sea-Watch per dialogarci, come se un sindaco di un comune accogliesse nel proprio municipio chi ha speronato l'auto dei carabinieri del proprio territorio. Vergogna! Se avete tolto la possibilità di emendare il provvedimento più importante dello Stato, il tempo ci sarebbe stato e come? E parlando di tempo, ricordo per l'ennesima volta ciò che consensualmente nella scorsa legge di bilancio è stato inserito nel maxi emendamento. Ne ho già parlato nei ristori, ma ho deciso che ogni volta che farò un intervento ricorderò al Governo questa questione l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522. Io vorrei, nel corso di questa discussione, avrei piacere, perché avrei bisogno di confrontarmi con lei, perché non è una questione della Lega, è una questione di tutti. Vorrei qui il Ministro per le Pari Opportunità, Bonetti, e poi confrontarmi col Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta su, sul femminicidio, la Senatrice Valente. È un anno che per un disegno di legge poi inserito sotto forma di emendamento alla legge di bilancio, tutti insieme abbiamo deciso, e io per perdendone la paternità del disegno di legge, ma a me non ti interessava, appunto obbligare l'esposizione sui luoghi pubblici del numero 1522, numero antiviolenza. Sapete benissimo quanto sia importante andare a sostenere... Il mondo femminile non solo nella giornata della, contro la violenza de, fatta verso le donne. Siamo un anno di distanza perché siamo alla successiva legge di bilancio e per definire un cartello con un DPCM non è ancora stato fatto nulla. Non venitemi a dire che servono soldi. Qua serve solo la volontà, l'ultimo dei funzionari in telelavoro può concepire un cartello su indicazioni politiche di un governo di maggioranza. Ecco, spero venga fatta qualcosa, perché le donne, le associazioni, le commissioni pari opportunità se lo aspettano. Grazie Presidente.